In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile sul parallelo 300.000 42 su chilometri Arturo. di vasi sanguigni e 300 miliardi di cellule ricreate ogni giorno. Nell'arco della vita ciascuno sviluppa una decina di principi di tumore. Questa cosa è bellissima. Tra sistema immunitario e studi di biomimetica ci racconta come Allora, pensa una grazie cellula per a. questa presentazione. La passione per la scienza è una cosa che, per quanto mi riguarda, è nata da molto piccolo, per cui sono fortunato, sono uno di quelli che già a 6 anni diceva che voleva fare lo Ogni scienziato e giorno non ne il muoiono. cacciatore. 100 milioni al secondo. Sono in grado di essere ricreate, riformate, rigenerate dal nostro corpo. E questa è una delle scoperte, diciamo, del terzo millennio. La scoperta è la dimostrazione della capacità inerente, intrinseca del corpo di ripararsi e rigenerarsi. Una cosa che un po' ci dimentichiamo, no? Nella nostra corsa e nel nostro ricorso alla medicina, ma che in realtà il nostro corpo, in uno stato di omeostasi, ossia di bilancio, di balance, di equilibrio, riesce a portare avanti in maniera indipendente. E secondo me questa è una chiave di lettura importante rispetto alla medicina del futuro, una medicina che quindi dovrebbe tener presente del fatto che il corpo già da solo fa moltissime cose che di solito pensiamo faccia un medico. L'ultima che hai citato, quella dei 10 principi di tumore che ciascuno di noi ha, beh, in quel caso non deve intervenire un medico perché chi interviene è il sistema immunitario, ossia un sistema di cellule che hanno il compito di monitorare costantemente lo stato di salute del corpo e di trovare tutto quello che non va, tutto quello che non appartiene a un corpo sano, sia questo un batterio o un virus o una cellula tumorale che inizia a svilupparsi. In quel caso, in un corpo sano, in cui tutto funziona bene, il sistema immunitario riesce a far fronte a questo principio di tumore e a L'ingrandimento risolverlo dell'unità da solo. sociale deve essere stato in gran parte effetto della guerra. Non appena c'è un governo, alcuni uomini hanno maggiore potere di altri e il potere che essi hanno dipende, parlando molto in generale, dalle dimensioni delle unità che governano, dice Bertrand Russell in Autorità e Individuo. La politica guarda l'economia, per definire le proprie strategie, l'economia guarda la finanza per definire i propri investimenti. Quale rapporto oggi Ma tra dunque, politica ed economia? il rapporto tra politica e economia è molto stretto, perché l'economia descrive, cerca di analizzare il comportamento economico degli esseri umani che è condizionato dalle norme della società, che a sua volta sono condizionate dalla politica e condizionano a loro volta la politica. Quindi ci sono dei nessi causali che vanno in tutte le direzioni e una complessità che rende il lavoro scientifico quantitativo molto, molto Infatti difficile. La la mia, appunto, si tratta, originale originale passione per la materia, viene proprio dal grande interesse che la mia generazione aveva, forse un po' meno adesso, per i grandi problemi del cambiamento sociale, dell'eguaglianza, di avere una società più giusta, eccetera. E io un po' ingenuamente pensavo da giovane che se fossi diventata economista avrei trovato la risposta per tutti questi problemi che mi assillavano. Dopo l'avventura politica caotica, mi sembrava che la ricerca avrebbe potuto trovare un ordine in qualche modo. E io poi sono partita per l'America e ho scoperto invece un'altra dimensione della passione per la mia materia, che è proprio quella della ricerca scientifica più da laboratorio quasi, in cui diciamo, il lavoro la mia diciamo, background, il mio passato è di un'economista quantitativa, quindi che lavora con cioè di modelli e come e si con può dati. sfruttare l'informazione in dati complessi sul comportamento nel tempo o degli individui, delle unità di paesi, regioni, eccetera. E però cercare di tirarne fuori una semplicità che potesse essere usata. Però Scopi poi la mia predittivi. carriera è cambiata perché sono diventata direttore generale della ricerca alla Banca Europea, alla Banca Centrale Europea, quindi sono diventata un policy maker in qualche modo e quindi mi sono dovuta occupare di problemi molto più terra terra, ma anche più complicati, cioè
come stabilire appunto qual è il tasso di interesse che bisogna stabilire rispetto a degli obiettivi, per esempio della stabilità dei prezzi. Oggi, per esempio, la Banca Centrale Europea sta aumentando il tasso di interesse perché pensa La che ci sia tecnica rischio di produce il collasso inflazione. della democrazia perché il centro del potere è nelle mani di chi conosce e padroneggia la tecnica, dice Galimberti. La rivoluzione dei big data viene proposta come inevitabile. La medicina personalizzata implica la raccolta e gestione dei dati, ma si chiede ai cittadini di avere fiducia nel sistema di gestione con cui deve condividere forzatamente i propri dati. Quale rapporto tra big data e sistema immunitario? Che prima lei diceva meravigliosamente essere capace di autorigenerarsi e quale contributo offre alla società e al suo Tu fai delle lavoro. domande che sono 15 domande in una, quindi proviamo a rispondere a tutte. Allora, big data fondamentali in medicina, come per tanti altri campi, proprio come fattore abilitante di una serie di rivoluzioni che noi annunciamo da anni, ma che fondamentalmente ancora non riuscivamo ad implementare, perché poi la cosa particolare del progresso in medicina è che, a parte le idee e i nuovi paradigmi, ormai certi progressi si fanno solo con la tecnologia, cioè fin quando non esce una nuova tecnologia, che sia di imaging, di mappatura, di... In contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.